Cedo subito la parola a Marco, che invito a sedersi qui. La riflessione di Marco si intitola Alla ricerca del volto dell'uomo, quindi non aggiungo altro a quello che ho detto prima, cioè chiedevo proprio a Marco di poterci in qualche maniera di poter provocare la nostra riflessione, e poi secondo me è la giusta conclusione di questo ciclo sulla sindone, non solo, partendo dal volto dell'uomo della sindone, da questo oggetto così particolare, così studiato, cosa questa immagine ci può dire, quale riflessione può provocare in noi. Come dicevo prima, Marco è l'animatore, il fondatore di questi gruppi che si chiamano Darsi Pace. Marco è filosofo, è stato per tanti anni anche alla radio, ha lavorato alla radio per tanti anni, quindi ha un'esperienza di comunicazione a 360 gradi, e in questi gruppi Darsi Pace, di cui faccio parte anch'io, c'è proprio questo tentativo, fra le altre cose, c'è proprio questo tentativo di metterci alla ricerca dell'uomo, di che cosa significa essere uomini oggi, e alla luce di tutto quello che poi è il nostro mondo contemporaneo, ma anche e soprattutto alla luce dell'esperienza spirituale e della presenza di Dio nella nostra vita. Allora lo ringrazio perché come sempre accetta di partecipare a questi nostri incontri, e io gli sono molto grato, e gli cedo la parola. Ok, grazie a Mimmo, grazie a voi. Poche riflessioni su un tema molto vasto. Abbiamo dato questo titolo Alla ricerca del volto dell'uomo perché credo che il volto dell'uomo, cioè la nostra consistenza, lo stesso senso della presenza umana sulla terra, oggi sono sempre più confusi, indecifrabili. Abbiamo ascoltato prima, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo. Ecco, la traccia del convegno ecclesiale che si terrà a Firenze proprio in Gesù Cristo il nuovo umanesimo, per esempio, dice: in questa fase di grandi cambiamenti culturali assistiamo non semplicemente al confrontarsi e a volte al confondersi di molte prospettive sull'umano, bensì anche al frantumarsi e allo smarrirsi dello sguardo. Tutto sembra liquefarsi in un brodo di equivalenze. Nessun criterio condiviso per orientare le scelte pubbliche e private sembra resistere, e tutto si riduce all'arbitrio e alle contingenze. Esistono solo situazioni, bisogni ed esperienze nelle quali siamo implicati, schegge di tempo e di vita, spezzoni di relazioni da gestire e da tenere insieme unicamente con la volontà o con la capacità organizzativa del singolo, finché ce la fa. Quindi il convegno, secondo me, ecclesiale ha scelto un tema molto appropriato, perché in questa situazione, descritta anche solo in queste poche righe, credo che dobbiamo in questa fase riporci le domande radicali. Cioè dobbiamo innanzitutto chiederci, come fosse per la prima volta da un certo punto di vista, che tipo di essere sia l'uomo. Quindi proprio ridisegnare un'antropologia. I lineamenti, ecco, il volto sono i lineamenti. Chi è l'uomo? Chi siamo noi? Che tipo di essere è questo essere qui così strano che parla, che si capisce a distanza attraverso il pensiero? Chi è l'uomo? Le domande radicali si ripropongono con questa urgenza proprio nei tempi
di trasformazione e di crisi culturale, anzi antropologico-culturale come la nostra, in cui in queste fasi sono proprio i lineamenti storici del volto dell'uomo, cioè quello che noi abbiamo imparato sull'essere dell'uomo, quello che noi abbiamo finora conosciuto, appurato su ciò che è l'uomo, incominciano a confondersi, perdiamo lo sguardo e cioè diventiamo ciechi da un certo punto di vista. In queste fasi, io credo, in queste fasi e in questa fase in particolare, io credo che noi dobbiamo veramente riflettere su cosa stia succedendo, che cosa sta succedendo, cioè quali sono i lineamenti del volto dell'uomo da modificare, che si stanno modificando, che anzi dobbiamo favorire nella loro trasformazione, e quale sia il volto umano che si sta disegnando in questa crisi, cioè che cosa sta succedendo. E anche qui credo che nel convegno ecclesiale ci si dovrà, spero, soffermare a lungo. Leggiamo ancora nella traccia: nella Evangelii Gaudium Papa Francesco ricorda la responsabilità grave di tutte le comunità ad avere, come aveva affermato Paolo VI al 19° numero dell'Ecclesiam Suam, una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi. I segni, possiamo dire, dell'avvento di Cristo e quindi anche dell'anticristo. Perché, come sapete, l'anti o ante, perché in greco è la stessa parola, l'ante anticristo è quel mistero, quella figura che appunto anticipa il Cristo. E quindi più si avvicinano, diciamo, i tempi finali, dentro i quali comunque noi siamo dall'ascensione di Cristo in poi, siamo sempre nei tempi finali, questa ambiguità cresce. Cioè l'anticristo, antecristo, più si avvicina il tempo finale del tempo finale, più deve assumere connotati sempre più simili a Cristo. Non so se capite. Cioè, più Cristo avanza nel mistero della storia, più l'anticristo, per essere credibile, deve assumere caratteri apparentemente simili a Cristo. Ricordate Dostoevskij, no? In fondo l'anticristo dei tempi che viviamo non sarà e non è crudele, cattivo, no, è probabilmente un pacifista, no? Umanitario, per i diritti umani. Cioè deve assumere aspetti, caratteri sempre più simili a Cristo. Non so se voi ricordate la cappella di Signorelli nel Duomo d'Orvieto, no? Sull'Apocalisse. Uno dei più bei affreschi della cappella, dove io ho fatto una conferenza proprio sull'Apocalisse, là dentro, era molto suggestivo, che è proprio l'anticristo. Se voi lo ricordate, l'anticristo, Signorelli lo rappresenta identico a Cristo, è proprio come Cristo, ha cioè, barba eccetera, certo se uno lo guarda bene, ma lo devi guardare molto bene per distinguerlo, devi avere gli occhi per vedere che il suo suggeritore è Satana, infatti c'è Satana che gli suggerisce, ma Satana è invisibile. Quindi questo è il tempo di un sottile discernimento, sempre più sottile discernimento. I segni, possiamo dire, dell'avvento di Cristo e quindi anche dell'anticristo, e di conseguenza i segni del possibile umanesimo e del possibile antiumanesimo, che, diciamo, sono sempre più ambiguamente confusi. Sempre più confusi. Ora, che una figurazione, un'intera figura antropologico-culturale, si stia sfigurando, stia perdendo i propri lineamenti, si stia confondendo, credo
che sia evidente da tempo. Tutto il XX secolo è stato, come sapete, un vortice di crolli e di trasformazioni in ogni ambito. Crisi degli imperi che sono crollati dopo la prima guerra mondiale, imperi secolari, addirittura millenari, l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco, l'impero ottomano. Crisi etiche, morali, la liberazione della donna, crisi epistemologiche, la nuova fisica che ci fa vedere il mondo in tutto un altro modo, che ci dice che la materia non è materiale. Quello che sembra così solido in realtà è energia. Max Planck, la fisica quantistica, Bohr, Heisenberg, la esplosione della psicoanalisi che ci fa vedere l'uomo in un modo diverso. L'io che credeva di essere al centro dell'universo con la sua razionalità, in realtà questo io cosciente di sé è una barchetta che naviga su un oceano di profondità infinita. Questo d'altronde anche la spiritualità ce l'aveva sempre detto, no? Beh, non è la psicoanalisi, però lo rilancia. Le crisi dell'arte, della poesia, la frantumazione delle immagini, della rappresentazione del mondo. Quindi il XX secolo è questo vortice di trasformazioni che poi, e qui naturalmente non posso nemmeno accennare, ma così, è l'esito di secoli che sono poi secoli della modernità. Sto meglio, eh? Sto meglio io. Anche noi. Cioè, noi qui naturalmente non è che ci possiamo soffermare, però è chiaro anche sulla base di quello che abbiamo ascoltato che se vogliamo capire quello che sta succedendo adesso dovremmo incominciare a capire che cosa è successo lungo il XX secolo. Per capire che cosa è successo lungo il XX secolo dobbiamo capire che cosa è successo almeno dalla svolta della modernità in poi. Cioè, è una catastrofe? È tutto sbagliato? Cioè, c'è la tentazione, secondo me, il pericolo di non capire l'ambiguità della storia, perché quegli elementi ci sono, cioè che c'è una perdita non c'è dubbio, che c'è un crollo non c'è dubbio, ma questo crollo è solo negativo? E questo è come se io vi chiedessi, ma allora la nascita della scienza moderna è negativa? Certo, nel Medioevo erano convinti di stare al centro dell'universo, no? Eravamo una bella noce al centro dell'universo, al confine c'era Dio, stavamo a posto, e purtroppo abbiamo capito che siamo nell'infinito degli infiniti. Non siamo al centro dell'universo, almeno fisicamente non siamo al centro dell'universo, la Terra è un pianetino che sta intorno ad una stellina di media grandezza che sta in periferia della galassia lenticolare detta Via Lattea, ora noi stiamo viaggiando dentro questa galassia, nella periferia di questa galassia, intorno ad un sole che è uno dei 100 miliardi di soli di questa galassia, che è una delle 100 miliardi di galassie finora scoperte. Quindi capite bene che, stando così le cose, è un po' più difficile una rappresentazione ordinata dell'universo. È un po' più difficile. Quindi anche l'arte, la storia dell'arte, dobbiamo interrogarla all'interno della storia del mondo. Cioè, che cos'è l'umanesimo? Perché si esce dalla icona bizantina attraverso Giotto e poi si arriva a Raffaello, Michelangelo, sono sbagliati? No, dobbiamo chiedercelo. No, io lo so che non è questo, però mi capite? Cioè, dobbiamo capire che cosa accade nei secoli che ci precedono per capire che cosa sta succedendo adesso, perché se no rischiamo, anche senza volerlo, di credere che, diciamo, il paradiso era il Medioevo e poi dopo è stata una catastrofe. No, in fondo Floreschi, quando dice che un quadro di Raffaello in chiesa è una bestemmia proclamata in chiesa, perché insomma
sta su questa linea, però questa linea allora deve essere coerente, perché la modernità non è soltanto Raffaello, la modernità è l'umanesimo. L'umanesimo è l'emancipazione della politica dalla religione e quindi lo sviluppo della democrazia. Allora dobbiamo volere la teocrazia medievale, capite? Cioè dobbiamo rimpiangere, diciamo, e poi c'è da fare anche un'altra domanda. Come mai? Perché tenete conto che la mia lettura è l'ambiguità, cioè il Cristo e l'Anticristo procedono insieme, ma come ha detto il Cristo, separare il grano dalla gramigna prima della fine è improprio, non va fatto, è molto pericoloso. Quindi la modernità, con tutte le sue catastrofi, porta anche tante liberazioni, alle quali io sinceramente non vorrei rinunciare. Non so, la libertà di parola, potere dire questo senza temere che qualche, magari, frate d'altri tempi mi sottoponga agli interrogatori non proprio graditi, no? Perché questo accadeva poi nel Medioevo, c'erano tante belle cattedrali, però accanto alle cattedrali c'erano anche delle sale di interrogatorio gestite da frati francescani e domenicani che ti sottoponevano fino all'Ottocento a tortura. Quindi come stanno insieme queste cose? Come mai, quando la fede era tanto solida, no? Eravamo tanto bravi, facevamo icone tanto belle, e poi il mondo era tanto brutto, però pure, no? Cioè, uno non ci vorrebbe stare, sinceramente, perché io sarei stato probabilmente ammazzato, questo è sicuro, perché io avrei detto probabilmente questo e dopo un po' mi apriavano. Come Giordano Bruno, grande maestro e martire. Ok? Quindi la storia è complicata e la lettura dei segni dei tempi per capire quello che sta succedendo adesso è difficile, perché non è vero né questo né quello, non è vero solo positivo, non è vero solo negativo, è un intreccio la storia, è ambigua la storia, è difficile la storia e quindi è difficile anche capire che cosa significa questa sfigurazione del volto dell'uomo che certamente stiamo vivendo. È solo distruzione? Questa sfigurazione che la modernità, da un certo punto di vista, il Novecento e anche oggi vive, i processi di secolarizzazione sono solamente distruttivi, negativi, o dentro questa ambigua passione sta emergendo a fatica un volto di uomo nuovo? Qui voglio leggervi queste poche righe a mio conforto. Poi vi dico chi le ha scritte. Indovinello. Chi indovina otterrà un premio. Da Mimmo, una di queste, no, tutto va fatto un po' così, no? Allora, dice questo signore, in un certo senso, udite, la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche di secolarizzazione. Avete capito che dice questo signore? Dice che la storia, anche i processi di secolarizzazione, per esempio la pittura rinascimentale è un processo di secolarizzazione, no? Raffaello fa delle Madonne che sono delle belle contadine con un bel seno turgido, e questo naturalmente è un degrado da un certo punto di vista, questo è un processo di secolarizzazione. Allora lui dice, la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche di secolarizzazione che hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione e riforma interiore. Cioè i processi di secolarizzazione ben discerniti, brava, brava, prego. È così, è discreti. Beh, l'ho detto prima io, quindi no, ovviamente. Tu no. No, quindi i processi di secolarizzazione ben discreti, sottoposti a discernimento severo,
cioè non fraintendetemi, io non sono un progressista, non so se è chiaro, eh? Io non sono né un progressista né un tradizionalista, sono cristiano, e i cristiani sono quegli esseri strani che nella storia operano un discernimento che è sottile e anche ambiguo, perché la storia è ambigua, non è colpa nostra. Quindi i processi di secolarizzazione ben discreti hanno aiutato la Chiesa a convertirsi, l'hanno purificata, ed è vero, è vero, è vero. Il Concilio Vaticano II che cos'è se non questo? Sottoporre la Chiesa ad un confronto nuovo col mondo moderno per capire quanto di vero c'era nel mondo moderno e quanto di evangelico c'era nel mondo moderno e nelle sue istanze, per operare una revisione, una conversione della Chiesa. Chi ha detto queste parole così rivoluzionarie? Città Paolo? No. Prego? Quello dopo. Benedetto XVI. Ma un tradizionalista come Papa Benedetto. E perciò ve l'ho scelto, perché sennò se prendevo uno così, invece no. Vedete, Benedetto, che nonostante quanto normalmente si ritenga, secondo me è uno dei papi più moderni degli ultimi secoli, più moderno, cioè quello che aveva e ha un pensiero veramente profondo, che si confronta con la modernità in modo critico, attenzione, perché la modernità è ambigua, ecco, c'è Cristo e anticristo, però bisogna discernere. Non si può pensare che tutti i processi della modernità siano anticristici, perché altrimenti uno verrebbe, no, si dispererebbe anche, poi non è così, perché appunto i processi di liberazione che ci hanno liberato dai poteri assoluti, politici, religiosi, dai poteri della superstizione, no? dei poteri di casta, di sangue, eccetera, eccetera, questi processi sono evangelici, cioè sono mossi dallo Spirito di Cristo che ci vuole liberare nella nostra profonda divina umanità. Quindi io qui avevo portato quest'immagine, per esempio, no? L'immagine di Francis Bacon. Francis Bacon è un pittore inglese e qui è una delle figure per la crocifissione. Ora, perché ho portato Bacon? Vi faccio vedere anche quest'altra immagine, queste altre immagini di Bacon. Perché a me pare che Bacon faccia vedere il dramma della sfigurazione. Cioè, le figure sono figure, quindi lui non è un astratto, insomma, no? Fa delle immagini, ma ci mostra l'uomo sfigurato, proprio sfigurato, il volto che si sfigura. Ce ne sono di molto forti, chi conosce questo pittore terribile sa che cosa lui sia in grado di fare. Allora, la domanda che io credo noi ci dobbiamo porre per obbedire anche all'impulso del convegno ecclesiale sulla lettura dei segni dei tempi è appunto questa sfigurazione dell'umano ha una direzione? Questa sfigurazione significa solo che ci stiamo perdendo, c'è questo pericolo, l'anticristo, oppure che ci stiamo transfigurando? Cioè, la sfigurazione è un dinamismo fine a se stesso che finisce nel caos, tutto quello che stiamo vivendo è solo una direzione verso il caos, o porta dentro di sé, e tocca a noi rilevarlo, il potere di una transfigurazione. Vedete, la parola transfigurazione porta dentro la sfigurazione. La transfigurazione porta dentro una dinamica di sfigurazione. D'altra parte, il volto di Cristo non è sfigurato? Non è il volto dell'uomo sfigurato? Per certi versi il volto di Cristo che abbiamo visto nella Sindone somiglia più ad un quadro di Bacon che ad un'icona, eh? Per certi versi. Isaia 52,14, il quarto canto del servo del Signore. Molti si stupiscono di lui, si stupirono di lui, tanto era sfigurato
per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Allora io mi chiedo e credo che noi dobbiamo chiederci, anche noi che in fondo siamo una umanità sfigurata, che sta perdendo forma, che non siamo più d'accordo su niente, appunto, manco tra cattolici, che non abbiamo più nemmeno un luogo dove pregare degno di umanità, perché quella descrizione è assolutamente vera, ma quante chiese sono così? Luoghi orrendi, luoghi semplicemente orrendi, che tanto sono orribili che uno si chiede, ma chi li ha fatti? Li ha fatti apposta così? No, ma guardate che è una domanda seria, cioè li ha fatti apposta affinché lo spirito proprio fugga da lì, perché gli uomini vengano impediti da pregare? Questa è domanda seria, eh? È l'anticristo di cui parliamo, che nei tempi della sfigurazione gioca tutto per tutto. Gioca tutto per tutto, per cui noi dobbiamo sviluppare un discernimento acuminato e anche una capacità di denuncia acuminata. Però, secondo me, a partire da quale forza? E questa è la domanda. Da una forza di nostalgia, rimpianto, ritorno al passato, qualunque esso sia, o la forza dello sfigurato che si sta per trasfigurare, cioè del Cristo morto e risorto, del Cristo che è sfigurato e trasfigurato, che attraversa ogni sfigurazione con la potenza della trasfigurazione. Questa è la questione. Abbiamo in noi la forza, in quanto figli di Dio cristificanti, di attraversare questa fase di sfigurazione con la potenza della Pasqua? Siamo in grado di vivere questo passaggio che è di sfigurazione, c'è poco da fare, ma non con la paura di chi vuole tornare indietro, ma con la fede di chi sa che la sfigurazione è un passaggio della trasfigurazione, di chi sa annunciare, cioè nel deserto, la terra promessa, di chi sa annunciare in questa fine un nuovo inizio, di chi sa dire all'umanità sfigurata, che siamo noi, guardate che questo è un processo pasquale, dobbiamo avere il coraggio di perdere certe figure, perché certe figure non ci saranno più. Il cosmo premoderno non c'è più e non ci sarà mai più. Allora il problema è, siamo in grado di portare un ordine diverso? Cioè, abbandonato l'ordine geocentrico, tolemaico, della rappresentazione ordinata di un mondo fisico, entrati nel caos novecentesco in cui non c'è più ordine, c'è il caos, siamo in grado di portare alla luce un ordine poetico diverso, un ordine dell'infinita creazione? Questa è la domanda che naturalmente non ha una risposta teorica, ma la risposta è la nostra vita. E qui vorrei appunto concludere con un altro testo di Benedetto citato da Francesco nella Evangelii Gaudium. In questo, nel numero 86, Francesco dice, inizia questo numero molto interessante dicendo: è evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una desertificazione spirituale. È evidente. Frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. E poi però cita Benedetto: è proprio a partire dall'esperienza di questo deserto, è proprio a partire dall'esperienza di questa sfigurazione, è proprio a partire dall'esperienza di questa povertà estrema, povertà, impoverimento, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere,
la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, l'ambiguità, addirittura in forma negativa, della sete di Dio. Noi dobbiamo riconoscere e far crescere con discernimento quei segni, anche ambigui o contraddittori, in cui si manifesta comunque la sete di Dio. Voglio dire un paradosso, dopo che ho detto, diciamo, la mia adesione estetica, non mi si fraintenderà. Uno spazio vuoto, che non sia il vuoto satanico, ma che sia il vuoto di cui parla Benedetto, del deserto, può essere un buon punto per recuperare la fede. Perché il buddismo attrae molti cristiani? Perché il buddismo fa del vuoto un luogo fecondo. Ti insegna che quel vuoto che può far paura, se è veramente vuoto, è un luogo di beatitudine e di ripartenza per noi cristiani. Per noi il vuoto buddista è il grembo immacolato di Maria, cioè quel vuoto poi diventa accoglienza della nuova figura di umanità, non resta vuoto. Però sperimentare quel vuoto può essere, diciamo, una fase purificativa, se non è satanica, se non è che dà poi sul cemento armato, no? Ecco l'ambiguo, sottilissimo. Allora può essere il luogo in cui io magari riscopro o scopro una fede autentica, una fede vera, una fede vissuta. Quindi, e nel deserto, dice appunto Benedetto, c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e così tengono viva la speranza. Ecco, io credo che questo sia il tempo propizio, straordinariamente difficile e straordinariamente propizio, spaventosamente estremo e quindi spaventosamente favorevole. Questa è l'ora in cui forse, proprio attraverso le purificazioni dolorose della modernità e perfino della secolarizzazione, la fede cristiana può riscoprire ad un livello di profondità maggiore, meno rappresentata forse, ma più realizzata intimamente, il mistero pasquale. Una figura di umanità si sfigura, si dissolve, muore, ma questo è il momento, proprio quel momento di sfiguramento è l'inizio della nuova figura umana. Se riusciamo a vivere questo tempo terribile con questo spirito pasquale, forse ne capiremo la direzione e potremo anche contribuire a orientare in modo meno catastrofico le derive anticristiche che sono presenti e fortissime. Auguri. C'è un ampio spazio per poter dialogare con Marco. Vorrei dire io subito una cosa. Non è la prima volta che, insomma, frequentando anche qui Darsi Pace, essendo anche un tuo lettore, da prima ancora che iniziasse a frequentare queste esperienze che condividiamo in molti qui, l'impressione che ho tutte le volte è di veramente di essere chiamato, mi sento chiamato a essere un cristiano, un prete, ma soprattutto un cristiano che costruisce, che ricerca, che è in una fase non statica, ma che è una fase di evoluzione, di abito questa complessità, cioè
Ed è stata una conquista, non è stata una cosa che è una conquista recente, questa consapevolezza di abitare una complessità, cioè c'era già come idea nella vita, perché c'è, ti rendi conto quando fai studi di carattere filosofico, teologico, però un conto è saperle qui, un conto è sperimentarle, no? E non a caso la nostra associazione di iconografi e di amici dell'iconografia si chiama In Novità de Radix, proprio perché questa complessità, questa dialettica è che non è risolta, perché la tentazione di risolverla guardando nel nostro campo, ma in tutte le cose, guardando in avanti, dimenticando tutto quello che ci ha preceduto, è molto forte, come è forte la tentazione di guardare al passato. E questa dialettica io la ritrovo presente in tante cose, soprattutto nella vita spirituale, no? Siamo passati da questa ricerca straordinaria della parola di Dio nella vita dei credenti, dei gruppi di lezione divina che ci sono ancora oggi, questa ricerca, a questa, così, questo ritorno a forme devozionalistiche che hanno il loro valore, per carità, però. E quindi è questa scienza, come si può, non è una domanda la mia, più che altro è una presa di coscienza, ma la risposta qual è non lo so, però sicuramente noi siamo chiamati a capire che cosa significa abitarla questa complessità, a starci dentro in maniera profetica anche, perché c'è una dimensione profetica in questo, nel nostro essere credenti, e quindi c'è comunque un guardare avanti. E le risposte non ci sono, cioè la risposta secondo me è la vita cristiana oggi, no? Cioè, di cosa abbiamo bisogno, tu lo sai qual è poi la mia riflessione, è anche molto pratica, cioè di cosa ha bisogno oggi una persona, io, lui, che vive questo terribile passaggio, lo vive sulla pelle, quindi viverlo sulla pelle vuol dire che le crisi di cui abbiamo parlato, le crisi artistiche, filosofiche, politiche, eccetera, eccetera, diventano crisi esistenziali. Cioè vuol dire che le persone oggi non sanno più che cavolo fare, chi sono, perché fanno quello che fanno, stanno a disagio dentro ciò che fanno e ciò che sono. Perché se le figure di identità sono tutte in travaglio, allora io sto a disagio. Come marito, magari come moglie, come insegnante, come medico, come prete, come frate, come suora, come scrittore, no? Chi è uno scrittore in questo tempo di passaggio? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto intorno ai 15 anni. Beh, certo, io mi guardavo intorno e dico: no, questi, io non so questi, non faccio questo. Cioè, questi fanno letteratura, no? Traducono, tutte cose legittime, però io no, io mi occupo d'altro. Di che? Boh, poi ci ho messo 30-40 anni a capirlo, forse un po' l'ho capito. Ecco, mi occupo di quello di cui ho parlato, la transfigurazione dell'umano. Io mi occupo di questo. Quindi la crisi diventa una crisi umana, esistenziale. Non so che fare, quello che faccio non mi piace. La società mi dà delle offerte che non mi corrispondono. Non ne sento più il significato, mi sembra tutto assurdo, un manicomio. Faccio il medico, sto dentro un ospedale che mi pare un manicomio, gli uomini e le donne vengono trattati come malattie, numeri, no? Quello, il cancro a seconda sala, chi ce va? Così, e io non voglio vivere lì, però dove vado? E se devo lavorare là, dove vado? E così tutti. Allora, questa persona che siamo noi in questa situazione drammatica ed estrema, di cosa ha bisogno? Questa è la mia domanda. E la Chiesa, nella sua organizzazione, diciamo, ordinaria, di pastorale ordinaria, dà a questa persona ciò di cui ha bisogno? Cioè io che sono sfasciato, incasinato, non so che fare, non capisco più niente, vado nella mia parrocchia, trovo le risposte, umanamente, però insomma, abbastanza soddisfacenti, mi sento accolto, capito, interpretato e aiutato nel mio travaglio antropologico. Io non lo so che è antropologico, però lo vivo, non ci capisco più il tubo. Ecco, la mia risposta è no,
Secondo me, mediamente voglio dire 99 volte su 100, no. Se sei veramente molto fortunato, ma se siete così fortunati ditemi dove andate in parrocchia così ci vengo pure io, mediamente uno va in parrocchia e non trova un luogo in cui questa situazione, che è la situazione che viviamo tutti noi, venga accolta, interpretata, capita e aiutata. Ecco perché fioriscono migliaia, anzi milioni di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, che sono chiaramente una compensazione, a mio parere, impropria di un processo iniziatico sostanzialmente, cioè di un passaggio di umanità, di una crisi spirituale antropologico-culturale, a voi a mettere le cerette, i pesciottini, meglio di niente, eh? Meglio di niente. Se io non so dove sbatte la testa e trovo comunque una persona ragionevole che mi ascolta per un'ora, poi magari vuole pure 100 euro, vabbè, ma insomma, se ce l'ho, se non ce l'ho, sbatto la testa e basta, contro il muro. Però già è una cosa, no? Uno che ti dice che c'è sempre ragione, che è colpa di mamma, già mi consola un po', anche perché è vero. Però diciamo che la Chiesa cristiana, abitata dallo Spirito di Dio, dovrebbe poter offrire qualcosa di un pochino più ricco e complesso, anche perché noi diciamo al mondo di essere la cura dell'anima, no? Noi come Chiesa siamo l'unica, vera, definitiva cura dell'anima, questo noi diciamo e crediamo, io lo credo fermamente. La cura dell'anima è solo la cristificazione, così l'anima guarisce, il resto sono palliativi, pezzi d'appoggio, passaggi. Allora, secondo me, come sai, noi abbiamo bisogno di più cose insieme che vanno messe insieme e integrate in un percorso da condividere. Abbiamo bisogno di chiavi interpretative adeguate della storia, cioè dobbiamo capire che sta succedendo. Guardate che questo è un elemento fondamentale dell'anima. L'anima umana è un'anima intellettiva, vuole capire. Agostiniani, lui lo sa, Agostino ha puntato tutto su questo, ma meno male. Noi abbiamo rinunciato a questo anche nella Chiesa, a parte i luoghi, però c'è una, come dire, una sottile sufficienza nei confronti del pensiero, no? Cioè non si valorizza l'importanza dell'elemento conoscitivo nello spirito. E questo va ripreso alla grande. Lo spirito è conoscenza, la fede è conoscenza. Rileggetevi la Lumen Fidei, scritto a quattro mani, è tutta incentrata sulla fede come conoscenza. La fede è conoscenza, non è sentimentalismo. C'è l'emozione, ma è un'emozione cognitiva. Cioè l'emozione profonda è conoscere. Amor notizia, no? L'amore è in sé conoscenza. Questa scissione l'abbiamo creata noi, nel profondo non è così. Quindi abbiamo bisogno di capire, conoscere, interpretazione della storia, abbiamo bisogno di conoscerci meglio, quindi un autoconoscimento più profondo, che utilizzi anche gli strumenti selezionati della psicologia e della psicologia del profondo, molto ben selezionati, integrati. Cioè, perché ho paura di questo? Perché continuo a staccare? Perché no, faccio finta di essere normale? Come va? Ciao, benissimo, come va? Ciao, sta bene, no? grazie a Dio, già c'hai lo stomaco abbortolato, no? Il fegato rovinato, sei pieno di malesseri, curati, no? Stai male, cominciamo a conoscerci, stiamo male, siamo pieni di paura, di rabbia, di odio, di disperazione, pieni, oltre pieni. Tiriamoli fuori, che tanto non è che se li nascondi passano, peggiorano. Quindi autoconoscimento serio, pratiche spirituali contemplative serie, livello spirituale di pratica. Anche questa è persa nella Chiesa, è rarissimo, non si trovano maestri seri di contemplazione, sono rari, rarissimi. Cioè luoghi dove tu vai e ti insegnano cosa vuol dire pregare, ma sul serio, la contemplazione è un'arte difficilissima. Anche qui abbiamo reso tutto il devozionalismo da quattro soldi, no? Si sentono cose pietose, no? C'è gente che arriva là che avrebbe bisogno di una cura spirituale intensa, che si sentono dire, ma se Dio è un'Ave Maria, è un'Ave Maria, sì certo, perché Ave Maria quante ne vuoi, ma non credo che basti di un'Ave Maria. E poi anche come dici un'Ave Maria,
perché basta detta bene un'Ave Maria nella verità, dovresti diventare tutto fuoco, se fosse vero che tu credi in quello che dici. Anche solo la prima parola, rallegrati, già se questo diventa un'esperienza vera dello Spirito, già cambia tutto. Quindi abbiamo bisogno di integrare nei cammini umani e tanto più cristiani elementi formativi nuovi e vecchi, vetera et nova, in una forma secondo me rinnovata che tenga conto della sensibilità, della psicologia e della cultura nostra. Cioè, non è possibile che la fede debba essere tradotta, come dice Amedeo Cecchini, no? Non so se lo conosci, il grande padre canossiano, un grande amico anche personale, e lui dice: no, abbiamo trasformato la pastorale in un dialetto, no? Ci vuole il vocabolario. Ma non è così. Cioè, è chiaro che ci sono parole, ci sono anche cose che vanno imparate. Però noi dobbiamo poter trasmettere i misteri che viviamo nel linguaggio, cioè io parlo così qua, parlo uguale con mia moglie, con i miei figli, parlo la stessa lingua, vado alla radio, parlo la stessa lingua, ho parlato 1000 ore di diretta radiofonica, parlavo la stessa, non è che devo cambiare il linguaggio, non è un dialetto, non è un idioma. Lo spirito è semplicemente l'energia che dà luce e potenza alle parole comuni. Non è un'altra parola, nel senso che un altro lessico. Capite? Simone Weil. Non è importante parlare di cose spirituali, l'importante è parlare di tutto in modo spirituale. Parlare di tutto. Perché altrimenti finisci per non parlare mai spiritualmente anche quando parli di cose spirituali. Va bene. Posso? Sì, prego. C'è qualche domanda, prego. Ecco, volevo chiederle, molto interessante, complimenti vivissimi, perché è veramente emozionante. Quando lei ha parlato della posizione di Benedetto XVI a proposito delle crisi e della crisi profonda che stiamo vivendo, dicevo, da una parte c'è stato un aspetto, come dire, confortante o perlomeno positivo, cioè tutte le trasformazioni delle crisi avvenute negli ultimi secoli in fondo hanno aiutato la Chiesa, cioè, in parte. C'è una parte, diciamo, ma ci vuole discernimento, quindi la Chiesa, cioè l'umanità, la società umana si è liberata dei despoti, di tante cose grazie a queste crisi, è vero. Però io tutto quel poco, tanto, che ho letto di Benedetto XVI, ogni tanto mi capita anche quando viene citato, eccetera, lui è fissato, a mio avviso ha ragione fino al 150%, sul concetto del relativismo. Cioè oggi tutto è relativo, significa che non c'è più il concetto di bene, ma non c'è il confine tra bene e male, tutto è permesso. Allora io, agli allievi che ha citato prima il professore qui davanti, sono gli allievi di liceo, direi a questi ragazzi, ma se voi ragionate in questo modo, ma come osate condannare Adolfo il Buono, Adolfo Hitler, se tutto è relativo e ognuno può pensare quello e il bene, quello pensava in quel modo e fatti quel modo. Questa è la prima riflessione. La seconda è una domanda che faccio a lei, mi permetto di fare a lei. Tutto quello che lei ha detto, quello che ha citato, i richiami che ha fatto anche storici e compreso, soprattutto storici, eccetera, ma si riferiscono all'intero globo terracqueo o alla società occidentale, intendendo per essa Europa e Nord America? Belle, grazie. Quanto tempo mi dà? Un paio di mesi? 10. No. Scherzi. Non so se l'India è la cosa, sì. Il mondo islamico soffre, diciamo, sì. 5 minuti abbondanti, anche 5 10. Minuti, è la peppa. No, ma sono chiaramente spunti. Allora, quello che lei dice è giustissimo e l'attacco che Benedetto ha fatto sempre al relativismo è giustissimo. Anche qui dovremmo, non possiamo chiaramente farlo adesso, entrare nel merito. Nel merito delle questioni che sono complicate. Per esempio Papa Francesco ha ribadito molte volte, a partire dall'intervista che fece, la famosa, per certi versi molto controversa intervista che fece con Scalfari,
ma ha ribadito tante volte, ma anche questo è qualcosa che fa parte della nostra fede, che la verità, lui dice, in realtà noi non dovremmo nemmeno dire che crediamo in una verità assoluta, perché dice, per noi la verità è sempre una relazione, per noi la verità è Gesù, quindi una persona con cui io entro in relazione. Attenzione, questo non è relativismo, eh? Bisogna distinguere l'idea di una verità che è relativa ad una relazione che si dà nella storia, mi segua bene, una verità che è relativa, non relativista, ma è relativa perché si dà attraverso gli umani con cui Dio entra in relazione in un processo che è storico. Cioè riferita. Lei mi capisce? Adesso le faccio un esempio così è più semplice. Mosè riceve la legge da Dio, ok? E nel decalogo c'è scritto non uccidere. Scende dall'incontro con Dio e vede lo scempio del vitello d'oro e che cosa fa? Fa uccidere 3.000 israeliti. Allora, non aveva capito bene quello che gli aveva detto Dio? Oppure la sua interpretazione è relativa? Mi capisce? Quindi anche qui è sottile il discernimento. Chi discerne? Chi discerne tra una scelta di evoluzione che va però nella direzione di una maggiore verità? Mi segue? Da una variazione che va verso invece il relativismo che lei giudica giustamente negativo? Questo discernimento è proprio difficile, cioè è un problema aperto caso per caso. Ma se Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, esatto, lui è la verità, basta. Esatto, però vede il problema, che non è un problema ma è la bellezza del Dio cristiano, che lui comunque ci si dà, noi capiamo le sue parole in un processo storico. Lui ha sempre detto così, però Pio IX, per non andare nel 4000 avanti Cristo, quando era Papa Re, ha firmato molte condanne a morte. C'è la lapide qua fuori. Esatto, allora è santo, eh? Allora, è santo, è Papa. Erano passati 1800 anni da quando Gesù aveva detto io sono la via, la verità e la vita, e come mai lui ritiene legittimo, anzi necessario, far morire una persona? Come mai? Perché la verità di Cristo, lui che è la verità, ci si dà in un processo che è la nostra cristificazione. La verità, cioè, non è una cosa fuori. La verità è Cristo che diventa me, e siccome questo è un processo anche controverso e ambiguo, succede di tutto nella storia e sarà lui a giudicare alla fine chi è grano e chi è gramigna. Quindi bisogna essere molto netti nel criticare, come fa Benedetto, il relativismo come filosofia, perché è sbagliata, è una filosofia sbagliata, e spiegare perché, e però preservare la grandezza del cristianesimo, che è il darsi della verità in un processo che è di storia e di coscienza umana e quindi anche un po' ambiguo. Se noi studiamo la storia di questi 2000 anni, vediamo continuamente riproporsi questa ambiguità e questa lotta. Quando qui c'è stata la Repubblica Romana, voglio dire, no? Col Papa, Mazzini, eccetera, tanti giovani italiani sono morti, ammazzati a 20 anni per difendere la Repubblica Romana. Molti altri, magari i romani o marchigiani, sono morti, ammazzati per difendere invece Papa Re, no? La battaglia di Castelfidardo, tutta la nobiltà romana, i ragazzi, no? I marchesi, i conti, con cuore onesto, puro, convinti di difendere la fede, di difendere Cristo, si facevano massacrare, e quelli si facevano massacrare. Allora poi arriva Paolo VI, dopo poco, un secolo, esatto, e dice è la provvidenza che ci ha tolto il potere temporale.
Cacchio! Va bene che, come si dice a Roma, i papi sono infallibili, ma uno per volta. Noi romani siamo terribili perché siamo sempre stati sotto il papa, quindi sappiamo le cose, no? Quindi vanno presi uno per volta, ed è pure pericoloso perché possono cambiare idea pure loro. Questo è il relativismo. Esatto, il relativismo. Ma è relativismo o è il dramma storico della relatività in cui la verità si dà come incarnazione? È stiamo in bilico, dici tu. Esatto, Cristo è l'anticristo, siamo partiti da là, siamo in bilico. Ti giochi l'anima se nella tua onestà, nella mia onestà, nella preghiera, quindi contemplazione, davanti a Dio, con i miei limiti, farò la mia scelta, anche nella tradizione di una comunità. Quindi la Chiesa è importante anche perché è una comunità storica che fa questo processo controverso, anche internamente controverso. Guardate adesso, voglio dire, il sinodo sulla famiglia. Sui cardinali, il Papa, tutti si scannano, questa è la verità, poi fanno tutte belle figurine, tutto tranquillo, ma non è tranquillo un cavolo, là si stanno ammazzando i bastoni proprio, bastoni pastorali, Pastorali. Ma d'altra parte Gregorio di Nissa, insomma i grandi padri della Chiesa, quando ci raccontano i primi concili, dicono cose terribili, proprio, cioè, andate alle mani, questi santi padri andavano alle mani, ma proprio alle mani pesanti, litigano come bestie. Ma anche concili, anche Vaticano primo si racconta di ampie discussioni, quindi niente di nuovo. Per quanto riguarda la seconda domanda invece, io penso che questo processo antropologico sia planetario, cioè non solo noi occidentali, ma tutti i popoli della terra in epoche successive e in velocità progressive stanno attraversando questa sfigurazione. Gli islamici? Anche. Ma guarda che tutto l'attuale fondamentalismo islamico, che nasce negli anni, fine anni 70, nel 79 viene collocata la nascita del fondamentalismo islamico col ritorno di Khomeini a Teheran. Applaudito da gran parte. Da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Ok. Il fondamentalismo islamico moderno è un effetto dei processi di modernizzazione, è un processo moderno, cioè è l'angoscia della perdita dell'identità musulmana da parte di una parte della popolazione islamica che, assorbendo quozienti crescenti di occidente moderno, Internet. Ma anche prima si impaurisce di perdere la propria identità, si rinserra e quindi crea una risposta aggressivo-difensiva tipica di un'identità in pericolo. Quindi, e basta andare poi in Giappone, basta andare in India, cioè, in Europa stesso ci sono reazioni. Prego? Anche in Europa. Assolutamente, stesso, assolutamente. Ma sono anche comprensibili, ragazzi, cioè bisogna. Non si integrano, qui non si integrano. Non si integrano, ma comunque la risposta fondamentalistica, che è una risposta psicologico-culturale, va rispettata, va interpretata, vanno comprese le giuste ragioni, perché altrimenti facciamo la lotta fra nichilisti e fondamentalisti, che è quello che è in atto. E uno direbbe, Cristo dov'è? Cristo è sempre siderale, no? Cristo è sempre il trasfigurante, cioè assorbe le giuste ragioni del configurato, di chi vuole difendere comunque la tradizione, e dello sfigurante che vuole invece trasformare. Il Cristo è la sintesi, quindi il fondamentalista ha le sue ragioni, anche il fondamentalista cristiano, anche chi, voglio dire, chi oggi in Italia o in Europa ritorna alla liturgia di Pio V, va bene? Minoranze, ma mica tanto, sono minoranze, però significative. Uno potrebbe dire, tradizionalisti, fascisti, ecco quello che si dice normalmente. È sbagliato, secondo me. Bisogna capire le ragioni, perché ci sono. È chiaro che una persona che va in quella chiesa col ragno
che ti morde la testa, o che partecipa ad una liturgia di uno scialbore, di una bruttezza, di una mancanza di senso, di dignità, con musiche raccapriccianti, tamburelli, chitarre suonate male, perché uno dice, beh, suoni la chitarra, ma suona bene, no, malissimo, con intorno immagini repellenti, insignificanti, che uno dice, dove devo guardare? Cioè, voglio dire, nella mia parrocchia, tanto per non dire niente, il tabernacolo, che è posto naturalmente di lato, in modo che proprio sia ben lontano dalla vista, è ricoperto da una scultura che è fatta così, è praticamente una specie di sole nero da cui si diramano quelli che dovrebbero essere raggi, ma che ad uno sguardo, diciamo, spregiudicato sembrano e sono solo immensi tentacoli di una piovra. È una piovra, quella è una piovra. Io sono figlio e nipote di pittori, per cui io sono abituato a guardare le immagini. Quella è una piovra nera. Allora, se uno va così, poi dice, no, meglio Pio Quinto. Cioè, non saremo proprio alla page, però almeno magari mi sento Monteverdi, mi guardo i quadri del Cinquecento e del Seicento italiano e forse vengo anche un po' aiutato a pregare. Quindi il fondamentalista va ascoltato, va ascoltato nelle sue ragioni. Io lo dico sempre, l'ombra, anche a livello psicologico, no? Ognuno di noi ha una sua ombra, non ha ragione, ma ha le sue ragioni. Non ascoltare le ragioni dell'ombra vuol dire semplicemente renderla sempre più nera, sempre più violenta, sempre più aggressiva e distruttiva, e non è quello che il Cristo ci chiama a fare. Cristo ci chiama all'integrazione trasformativa, ed è difficilissimo, onestamente. Ma quelli sgozzano, no? So benissimo, cioè, attenzione, io qui sto parlando a livello spirituale, poi ci sono altri livelli, ci sono i livelli politici, ci sono i livelli militari, allora lì bisognerà prendere decisioni ai vari livelli. Grazie. Prego. Purtroppo mi rendo conto che stiamo andando sul tardi. Ma tu sei il padrone di casa, quindi hai tutta la libertà. Quindi ci voglio andarmene. Prego. Scherzo. E così non posso fare a meno di fare un'osservazione che spero sia un po' di sintesi, nel senso che siamo partiti da una velata presa di distanza, non dire condanna, dell'arte moderna, no? Pio Quinto, la piovra, il ragno. Credo che la sfida di oggi, come Gesù si è incarnato in un'umanità che è la nostra, la Chiesa oggi si deve incarnare in questo, cioè ci dobbiamo incarnare nelle ragioni e nella vita dell'ateo, no? Allora, perché quell'architetto fa il ragno? Perché è satanico? È una scelta, quindi dobbiamo prendere distanza. Oppure dobbiamo ascoltarlo e amarlo, amarlo. Dice Sant'Agostino, quello che si ama non pesa. O se pesa, questa fatica è amata. Per noi è più facile non fare questa fatica e dire tu non capisci niente. Tu sei fuori, tu sei ateo, tu sei, e rimaniamo al Medioevo. La sfida di Francesco, molto rischiosa, di Papa Francesco, molto rischiosa, è quella di far capire che ama questo essere sfigurato, sconquassato, no? Che ama quel tentacolo nero. Sì, la difficoltà è tutta qui, perché è una lama, in realtà è una lama in cui continuamente corriamo il doppio pericolo. Da una parte, diciamo, il fondamentalismo e dall'altra il nichilismo, perché l'altro pericolo è questa sfigurazione fine a se stessa senza ritorno alcuno. Cioè, forse non la vuole nessuno. Ma non è necessario che uno ne sia consapevole, non è necessario. Quando ne è consapevole siamo proprio nel satanismo, ma sai, Satana non ha bisogno che tu sia sempre consapevole di essere un suo strumento, utilizza molto bene l'inconsapevolezza umana, è lì che gioca meglio, gioca a nascondino. Baudelaire diceva, Satana è l'unica divinità che vuole che non si creda nella sua esistenza.
non si, più non ci credi e meglio opera la risposta. Quindi il discernimento è veramente sottile e, a mio parere, come dice la parola, non si deve sottrarre al rischio della critica. Cioè, amare nel senso di comprendere e accettare le ragioni del fondamentalista e quindi amarlo come persona non vuol dire, diciamo, accettare o non criticare tutte le sue idee. Le idee vanno discusse e anche il gusto va discusso, perché il gusto è importante. Come diceva il vecchio Nietzsche, commentando il vecchio adagio De gustibus non est disputandum, lui diceva: è una fregnaccia, si deve invece proprio litigare del gusto, e lo facciamo comunque. Cioè, il gusto è un luogo in cui combattere senza cadere nell'antagonismo separante. È difficile, però Gesù, quando si trattava di dire le cose, era tosto, eh? Cioè, se doveva dire serpi velenose ai farisei, lo diceva, e non è che vuol dire che questo, che non li amasse, era amore. L'amore talvolta è durissimo. Se un occhio ti dà scandalo, cavatelo, questo è amore. Non dire che il peccato non è male, questo non è amore, non è misericordia. Attenzione, perché qua ci stiamo cascando con tutti i piedi in un falsissimo concetto di misericordia. La misericordia di Dio è infinita, ma è sottoposta al tuo pentimento e al riconoscimento del male come male. Se no, che misericordia sarebbe? La misericordia che dice che il male è bene? Che nega che esiste il peccato? Questo sarebbe la misericordia? Ma che siamo pazzi? Ecco, qui gioca Satana. Gioca Satana. Quindi bisogna essere pieni d'amore come Sant'Agostino, bellissima quella frase, me la devo scrivere. Di dov'è? Qualche libro è, te lo ricordi? Non te lo ricordi? Ok, ma è molto bella, ma accettare con Cristo il rischio anche del discernimento, che è sempre storico, relativo, però io oggi devo poter dire quello che a me sembra fondamentale. Non si può transigere su certe cose, non si può transigere. Non riconoscere che l'attuale tentazione di negare l'identità sessuata dell'uomo è una pericolosissima sfigurazione nichilista, questa è una sfigurazione pura e semplice. Non dirlo con chiarezza vuol dire abbandonare, come direbbe Bonhoeffer, la postazione tua. Ognuno di noi, diceva Bonhoeffer, ha un posto di guardia e lo deve tenere fino alla morte. Se cedi tu, lì entrerà il caos, dice Bonhoeffer. Quindi dobbiamo, anche qui è complicato, diciamo, è sottile, però non dobbiamo nemmeno qua cadere dall'altra parte, cioè in un nichilismo falsamente buono, che non è affatto bontà, non è comunque la bontà di Cristo, è la bontà di Dio. La bontà di Dio sta nel liberarci dal peccato, non dall'assolverlo nel senso di condonarlo, nel senso di non dire che è peccato. Quella non è misericordia. La misericordia di Dio è la liberazione dal peccato, riconosciuto fino in fondo come un male terribile, 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 che ci incatena, ci deforma. Santa Caterina da Siena, bisogna gridare come cani, bisogna abbaiare al lupo. No, dire no, in fondo anche il lupo è buono, sti cavoli, il lupo te se magna, e il pastore che non lo dice è complice del lupo. Per me è chiaro, quindi stiamo in campana, perché il pericolo è grande. Sì, sì, poi... e non c'è solo il pericolo fondamentalista, c'è il pericolo nichilista e c'è nella Chiesa, c'è sempre nella Chiesa, ci stanno tutti, siamo noi. Beh, anche perché, scusa, prego, prego Paola, no, volevo dire una cosa anch'io, poi cedo la parola. Questi ragazzi proprio, cioè tu gli parli di questa cosa della differenza sessuale, per cui proprio è fuori di ogni concezione il fatto che sia normale, che due, perché che male c'è? Che male c'è? Quindi il problema di riproporre un bene e un male è sulla base di quale, cioè quindi di scoprire cos'è bene e cos'è male, è tutto lì. E ci vuole una pedagogia preparatoria. Cioè, è inutile prendere di petto un tema di questo genere in un liceo, perché se tu prendi di petto un tema di questo genere in un liceo ti metti in minoranza, devi fare un lavoro preparatorio, gli devi insegnare la storia, la filosofia,
gli devi insegnare a pensare, gli devi insegnare la critica delle immagini televisive che vedono dalla mattina alla sera, sono completamente imbecilliti, gli devi insegnare la pratica del silenzio, gli devi fare gustare la meditazione silenziosa, tu l'hai fatto, si può fare, fargli sperimentare cose diverse, allora pian pianino potrai anche entrare in argomenti specifici, ma non di petto in modo ideologico. Facciamo prima una parte destruens, bisogna prima decostruire, Derrida, ecco, diciamo, l'aspetto positivo del decostruzionismo, criticare le immagini, fargli capire che è tutto un gioco pubblicitario studiato bene per fregarti, fargli decodificare i messaggi pubblicitari, farglieli leggere come testi poetici satanici. Cioè, allora pian pianino, quando avrai conquistato un grande fascino, per cui ti sentono, perché capiscono, gli dici un sacco di cose divertenti, fai giocare, divertì, gli svegli, pian pianino gli potrai anche incominciare a dire qualche cosa di più difficile. Che poi quello che ha fatto Gesù con i suoi discepoli, c'è stata una preparazione, poi... La pedagogia umana è così, siamo tutti un po'... Mi rendo conto che quello che dico adesso magari scende un po', però a proposito del discorso dell'architettura e dell'arte, riprendendo anche questa cosa, posso rispettare sicuramente l'artista non credente, posso anche lasciarmi coinvolgere a livello emotivo, filosofico da questa sua espressione, ma nel momento in cui, però non gli posso permettere... Questa è una frase forse troppo forte, ma adesso non gli posso permettere di intervenire là, soprattutto a livello spaziale, no? Cioè un'architettura rimane lì perennemente, quindi un dipinto si può anche togliere, perché mi rendo conto che è molto bassa come discorso, andrebbe, però è questa, a me questo fa molto rabbia, no? Ed è, prima Alfonso è stato, dalla signora gli diceva, che è andata via, dice sei stato troppo pessimista. Ma quando ti ritrovi a vedere continuamente situazioni di questo tipo, ti viene naturale avere un atteggiamento, diciamo, molto molto duro nei confronti di queste cose. Perché finché rimaniamo sull'ambito delle idee, che pure sono fondamentali e sono importanti, però un edificio che sta lì e rimane, ed è difficile veramente poter contrastare questa cosa. Vogliamo sentire le altre due domande e poi lasciamo spazio finale. Per quanto riguarda la figura dell'artista cristiano, quello che si è perso fondamentalmente nel corso del tempo è un artista dalla creatività obbediente. Obbediente a chi? A Cristo, prima di tutto, e alla Chiesa. L'artista che propone un'immagine per la Chiesa non propone la sua idea, ma l'idea che la Chiesa, cioè quello che la Chiesa ha proclamato da sempre di Cristo, è quello che Cristo dice di sé. Questo è un problema molto grosso, perché tante volte dall'arte contemporanea noi pretendiamo che essa ci dice qualcosa di Cristo. Non è possibile, perché è un'arte soggettiva, prettamente individualista, e ha dei limiti notevoli. Chiaramente vanno colte delle cose molto interessanti che questa può dare, però non possiamo mai venir meno al fatto che comunque sia non è l'artista che deve dire qualcosa di Cristo, ma è la Chiesa che guida l'artista a dire ciò che la Chiesa dice di Cristo. E questa è la cosa un po' più importante. Augusto, per finire, e poi diamo un po' di tempo alla risposta. Una cosa magari che si potrebbe sfruttare tra i pericoli del mondo moderno, quello che diceva il professore, questa importanza data al buddismo e anche alle pratiche, non so, di yoga, no? Ok, queste sono pericolose perché hanno la tendenza a farci credere che l'uomo con i suoi mezzi può arrivare a uno stato di benessere, no? Eccetera. Questa è la tendenza pericolosa, però magari prendere lo stato proprio iniziale, no? Cioè la necessità alla fine di avere un contatto profondo, di arrivare a una meditazione profonda, perché dopo lo stato iniziale e ti servi di tecniche, non so, di respirazione assolutamente però finalizzate ad avere veramente un contatto profondo, no? Proprio la meditazione profonda in senso vero e proprio, non arrivare a uno stato di benessere fisico spirituale, di benessere fisico materiale,
ma quello, perché effettivamente se io entro in una chiesa, mi propongo di pregare, di meditare, ma mi trascino tutti i problemi che ho, la mia mente è tutt'altrove. Se invece sono un po' preparato con un minimo di tecniche, no? Poi si può discutere, allora. Beh, noi, io sono perfettamente d'accordo, nei nostri gruppi noi per un anno e mezzo insegniamo al praticante le tecniche di silenzio mentale che sono prese in parte dalle tradizioni asiatiche ma anche dalle tradizioni cristiane più antiche perché le abbiamo dimenticate, ma l'utilizzo per esempio del respiro è presente in Cassiano, presente dal terzo quarto secolo già nella tradizione cristiana, riportata anche da Anselm Grün. Quindi noi quello che dici tu lo facciamo tutta la vita, cioè io nella mia pratica quotidiana faccio sempre come prima cosa una pratica di silenzio profondo che poi diventa preparazione alla preghiera cristiana, quindi senza alcun sincretismo. Io ho scritto anche un libro, Yoga e preghiera cristiana, su questo, e quindi siamo perfettamente d'accordo. Anzi, io credo che l'apprendimento del silenzio mentale andrebbe e andrà utilizzato comunque come igiene mentale universale nel tempo della telematica. Quindi più andiamo verso una velocità telematica, quindi un utilizzo anche del mentale molto veloce, molto fatto di link, e più avremo bisogno per sopravvivere di un baricentro interiore sempre più saldo e quindi di pratiche meditative e contemplative intense. Quindi perfettamente d'accordo. Anche su questo chiaramente sono d'accordo, ma anche qui si aprono tante riflessioni, no? Cioè è chiaro, tu mi riporti ad un'epoca in cui appunto la pittura, ma non solo la pittura, tutto era strettamente vincolato all'insegnamento della Chiesa e quindi era strettamente vincolato e dipendente dalla teologia, non solo la pittura, ma anche la filosofia, anche la politica. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte alla svolta della modernità. La modernità, già a partire diciamo dall'umanesimo, incomincia a mettere in discussione questo assetto rigido. I primi intellettuali laici, Pico della Mirandola era un laico, prima erano tutti monaci. Quindi lo studio, il sapere, le università erano, come dire, strutturate monasticamente all'interno di un cosmo ancora totale, molto organico. Questo assetto, senza giudicare se è bene o male, salta per aria verso il 400, in realtà già prima, già Petrarca viene considerato il primo intellettuale diciamo moderno, anche se lui era canonico, però in realtà era un laico, era un uomo che andava lui in giro liberamente per l'Europa a cercare i manoscritti dell'antichità classica. Non sta in un monastero, non è un monaco, non deve rispettare nessuna regola. Certo che rispetta la Chiesa, però a modo suo, non ci sono canoni, come dire, precisi. Lui si porta a casa i manoscritti greci e latini specialmente e incomincia a riscoprire un mondo pre-cristiano pieno di sapienza. Da lì poi viene fuori l'umanesimo, viene fuori Pico della Mirandola, che comincia a dire sì, bello, molto bello, certo, io sono cristiano, però guarda un po' la Cabala, il Corpus Hermeticum, Marsilio Ficino traduce il Corpus Hermeticum, e quindi diventa patrimonio europeo, in latino, prima era diciamo in greco, tutta la sapienza ermetica greca, hai capito? E da là le cose si disordinano un po'. Detto molto in breve, secondo me questo era inevitabile, cioè che si dovesse sviluppare diciamo una autonomia soggettiva non così organicamente strutturata dentro l'assetto ecclesiale, era probabilmente inevitabile.
Cioè, voglio dire, che gli intellettuali potessero incominciare a pensare senza dovere prima valutare se erano perfettamente in linea con l'ortodossia ecclesiastica, non era probabilmente evitabile, da qui la scienza, cioè. Però c'è un momento che noi continuiamo a vivere, e questo è il nodo, in cui il problema è proprio la soggettività. Cioè, questo soggetto umano autonomo può da una parte degenerare nel nichilismo individualistico, come dire, io faccio quello che mi pare, sono io che decido cos'è arte, Duchamp, prendo un cesso e lo metto qui, questa è arte, perché lo dico io, questa è una deriva della soggettività. Però tra 7 e 800, quando secondo me si divarica proprio queste due linee di soggettività possibile, c'è, per esempio in poeti come Novalis, nel proto-romanticismo, in una riflessione fatta sul serio su Kant, un'idea di soggettività che non è arbitrio, cioè l'io umano autonomo esprime se è veramente in contatto con sé, autos, col vero sé, esprime la verità divina nel suo darsi storico. Questa linea, diciamo, della soggettività non arbitraria, di una soggettività cristica, secondo me, che quindi osserva una legge della creatività che non è prescritta in codici, però è rigidissima. Ecco, questa è, diciamo, questo è il problema che abbiamo oggi, cioè è inevitabile che noi andiamo verso l'autonomia. Nessuno potrà mai ritornare ad un'organizzazione sociale eterodiretta da strutture esterne. Il problema però è chi è l'autos dell'autonomia, chi è l'autos dell'autenticità. Il piccolo ego consumista, come vuole questo mondo, che crede di essere se stesso soltanto perché, come diceva Henry Ford, no? Una famosa battuta di Henry Ford, no? Io amo moltissimo la democrazia e in tutti i miei negozi tutti sono liberi di comprare il colore della macchina che vogliono, a condizione che sia nero. Ecco, questa è la libertà dell'ego contemporaneo. Però esiste un'altra modalità di vivere la iità, la soggettività, che è strettamente collegata al mistero di Dio. E allora lì si ha una creatività libera ma non arbitraria. Purtroppo l'arte ha preso completamente la direzione dell'arbitrio, completamente, specialmente l'arte visiva, specialmente, anche l'arte poetica. Però ecco, lì c'è questo problema. Allora, il problema che tu poni è giustissimo ed è interessantissimo, io lo porrei in questi termini: com'è possibile oggi un'adesione alla Chiesa nella libertà soggettiva? Io credo che questo sia il problema, cioè com'è pensabile ed è vivibile un'adesione, un'appartenenza organica alla Chiesa da parte di soggetti liberi, totalmente liberi, che lo fa, cioè, che è creativi. Il primato della coscienza. Anche lì siamo sul rasoio, siamo sul rasoio. Quale coscienza? Quale coscienza? Perché voglio dire, se uno prende alla lettera certe affermazioni, cioè che uno deve obbedire comunque a ciò che crede essere il bene. Voglio dire, Ratzinger nel suo saggio sulla coscienza dice: guardate che un tenente delle SS era convinto nella sua coscienza di fare il bene, e allora gli dobbiamo dire di continuare a seguire la sua coscienza o di convertirsi? Io credo che noi dobbiamo dire a noi stessi, a tutti noi e sempre, che la nostra coscienza è corrotta, tendenzialmente corrotta, e che quindi quello che noi riteniamo essere bene e male spesso è sbagliato. E andiamo alla rovina. Ecco, per cui la libertà di coscienza nel dramma di una coscienza che si deve sempre metanoizzare, deve costantemente rovesciarsi, costantemente convertirsi, costantemente criticarsi, altrimenti torniamo al discorso che legittimiamo il peccato come peccato. No, quella non è misericordia e non è la buona notizia, non è una buona notizia. Peccato va vinto, io ho vinto il mondo, questa è la parola che a me mi dà energia,
io ho vinto il mondo. Io, c'è un modo di essere io umano, umano divino, c'è un modo di essere io che è più forte del mondo, che ha un'energia, una visione, uno spirito che è più grande, più forte di tutte le leggi, comprese le leggi naturali di questo mondo. Questo è l'orizzonte della libertà che dovremmo incominciare a vivere, e forse sarà la nuova umanità cristica, nuova perché è quella di Cristo, non nuova inventata, ma nuova quella che già c'è ed è vivente, che stiamo tutti aspettando e vogliamo vivere, vogliamo incarnare, perché non ne possiamo più, siamo saturi, siamo nell'asfissia, secondo me. Grazie. Io sono con voi fino alla fine del mondo. Grazie. È la nostra speranza.